Gentili ascoltatori, buongiorno dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online. Siamo in collegamento diretto con Cyrus Web Network. Ricordo il sito cyruswebnetwork.it, radio televisione online diretta da Rosario Moreno, che saluto. Dunque, sono le 11:18, leggermente in ritardo questa mattina per dei problemi tecnici sia da parte di Cyrus Web Network, ma anche da parte di Pineta Oggi TV. Dunque, innanzitutto va la piena solidarietà a Salvatore Borsellino e alla redazione Antimafia 2000. Adesso entriamo nel merito. Infatti, l'edizione di Ecomondo 2000, condotta qui dal sottoscritto da Massimo Bonella, direttore di Pineta Oggi TV, ecco, vuol parlare proprio di questo. Poi vedremo un'occhiata alle prime notizie del mattino. Dunque, Salvatore, vi diamo lettura praticamente di un editoriale di Giorgio Bongiovanni, direttore di antimafia2000.com, questa testata giornalistica All News Antimafia, molto, molto importante, molto interessante. Dunque, Salvatore Borsellino, il cuore e l'onore di Giorgio Bongiovanni. La notizia è nota e in questi giorni si è diffusa sulla rete in diversi siti internet, in diverse testate. L'ex sindaco di Salemi, nonché critico d'arte Vittorio Sgarbi, ha annunciato di aver denunciato il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, per vilipendio al capo dello Stato, quanto ha definito Giorgio Napolitano il garante della trattativa Stato-mafia. Ma gli annunci di querela non si fermano qui, infatti Sgarbi ha dato mandato ai suoi legali di procedere a denunciare per diffamazione il sottoscritto, in questo caso appunto sta scrivendo Giorgio Bongiovanni, ed il vice direttore del nostro giornale, cioè del giornale Antimafia 2000, Lorenzo Baldo. Dunque, prosegue Giorgio dicendo: noi cronisti siamo abituati alle querele e affronteremo l'accusa in tribunale di fronte al giudice, spiegando le ragioni per cui abbiamo scritto certe notizie, a nostro giudizio fondate e veritiere. E sarà il giudice a stabilire se avremo ragione o torto. Non sarà questo a fermarci, né tantomeno possiamo tacere di fronte ad una denuncia gravissima come quella di vilipendio al capo dello Stato annunciata nei confronti di Salvatore Borsellino. Una denuncia di questo tipo rappresenta un atto indegno che chiunque, non solo Sgarbi, possa fare contro un familiare delle vittime della mafia. Suona come una minaccia, un'intimidazione di fronte alla quale noi prendiamo una posizione netta. Aggiungo io, tra parentesi, purtroppo in questo paese capita anche. Possiamo dunque con la riflessione dell'editoriale di secondo l'articolo 278 del codice penale, chiunque offenda l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. A dire che Salvatore Borsellino ha compiuto un simile reato è un'offesa alla moralità di un uomo valoroso e onesto che rispetta le istituzioni e che ha la colpa, se così si può definire, di gridare e chiedere giustizia e verità sulla strage che ha visto suo fratello saltare in aria in via D'Amelio assieme ai ragazzi della sua scorta il 19 luglio 1992. Noi ci mettiamo a disposizione qualora la difesa di Salvatore Borsellino lo ritenga necessario a testimoniare a suo favore. Paolo Borsellino è un martire del nostro paese e l'integrità morale di cui si è lasciato alla sua famiglia, a suo fratello, alle sue sorelle ed ai suoi figli e alla sua dolcissima moglie Agnese, recentemente scomparsa, sono scolpite nelle loro menti. È chiaro che noi auspichiamo che non si arrivi mai ad un procedimento e che i giudici archivino il caso. Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia, detto Salvatore Borsellino, e lo sottoscriviamo anche noi perché ci sono prove e le testimonianze che il Presidente della Repubblica, in buona o cattiva fede, ha fatto il gioco di coloro che non vogliono far venire alla luce in retroscena e la verità su questa scellerata trattativa Stato-mafia. Speriamo davvero che il capo dello Stato Napolitano risponda alle domande dei PM quando verrà chiamato a testimoniare al processo e dica davvero tutto quello che sa.
Salvatore Borsellino è un familiare di vittime della mafia che ha sacrificato i giorni più importanti della sua matura età mettendo da parte la famiglia ed i figli. Non ha bisogno, come dice qualcuno, di fare questo lavoro. Lui, come è giusto che sia, è un cercatore di verità in uno Stato che l'ha sempre negata e continua ancora oggi a negare a tutte le vittime della mafia. Come si può osare di denunciare un uomo che ha pianto il corpo fatto a pezzi del fratello? Già solo a pensare un'azione del genere ci si dovrebbe vergognare a farlo, perché questo odio viscerale contro Salvatore Borsellino si tratta di un attacco alla persona o è una macchinazione per intimidire tutti i familiari delle vittime della mafia e tutti i rappresentanti della società civile, giornalisti compresi, che ricercano la verità su quegli anni delle stragi e su quanto avvenuto successivamente? Si tratta di una semplice antipatia personale o di un messaggio che arriva da una mente più raffinata? Caro Salvatore, grazie per esserci. Non è solo il tuo viso che assomiglia a Paolo, ma anche il suo cuore e il suo onore sono in te. Questo dunque è l'editoriale di Giorgio Bongiovanni pubblicato sulla testata giornalistica online antimafia2000.com che noi abbiamo estrapolato. E posso dire che, anzi, ripetere che va tutta la nostra più piena solidarietà a Salvatore Borsellino e a questa redazione con l'R maiuscola di Antimafia 2000. Dunque, proseguiamo col breve notiziario di Ecomondo 2000 dall'estero: Turchia, rissa stile western nel Parlamento turco, tra pugni, scacchi, bottiglie d'acqua ed anche una sono tra i politici più ricchi della Commissione di giustizia. Anche per via di fatto così, poi sarà oggetto del contendere un disegno di legge voluto dalla KP, il partito di maggioranza volto a rafforzare il controllo politico sulla magistratura. Le tensioni sono scoppiate dopo che l'opposizione ne ha chiesto il ritiro. Disordini anche in piazza, sempre nella capitale. Migliaia di persone hanno manifestato contro il governo Erdogan. Giriamo pagina. Italia, sono delegittimato, stanco, arrabbiato, vivo un attacco frontale dei mezzi di informazione, per questo mi dimetto. Questo è l'annuncio di Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, durante una conferenza stampa convocata d'urgenza. Nei giorni scorsi un'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma aveva portato alle dimissioni il vice sindaco Riga, indagato insieme ad altre 7 persone. Nelle ultime ore poi la notizia di una presunta truffa commessa nello stesso ambito da un parente del sindaco. Non è mai successo né con Berlusconi né con Monti, ho chiamato più volte ministri e dirigenti del governo, nessuno ha risposto e questo è umiliante, ha così aggiunto. Ritorniamo all'estero, dall'India, la vicenda dei Marò. L'Unione Europea può firmare un accordo di libero scambio con un paese, cioè qua ci si domandano, l'Unione Europea può firmare un accordo di libero scambio con un paese che non rispetta i diritti umani? Così su Twitter il vicepresidente della Commissione Europea Tajani interviene sulla questione dei Marò, spiegando anche di aver pronta una lettera a Barroso sulla questione. Possiamo continuare a negoziare l'accordo FTA con l'India, si chiede ancora Tajani, quando si prende in considerazione la pena di morte contro cittadini dell'Unione Europea che combattono la pirateria marina? Vediamo, abbiamo ancora un'ultima ora prima di chiudere la nostra edizione di Ecomondo 2000. C'è stato un ciclone sulle isole della Polinesia, si registra anche un morto. Dunque, un ciclone di grande potenza si è abbattuto nelle ultime ore sulle isole Tonga, paradiso dei turisti in Polinesia, distruggendo interi villaggi e uccidendo, secondo un primo bilancio fornito dalle autorità locali, almeno una persona. Il 70% delle case delle isole Hawaii, nel nord dell'arcipelago, dove vivono, ricordiamo, 8.000 persone, sono state rase al suolo, secondo il capo dell'esercito, dichiarato lo stato di emergenza.
Bene, è tutto per il momento dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV online All News, lettura in studio di Massimo Bonella. La linea ora torna a Treviso per il proseguo della programmazione musicale di sitewebnetwork.it. Buona domenica.